Ragazzi, buongiorno. Dodicesimo obiettivo, applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio. Allora, quali sono gli elementi di base del calcolo combinatorio? Innanzitutto partiamo dal concetto di anagramma. Se noi partiamo dagli anagrammi, pensiamo di costruire un anagramma della parola sedia. Voglio scrivere tutte le parole, anche senza significato, con queste cinque lettere. Allora, la prima lettera la posso fissare in uno dei cinque modi, quindi 5. La seconda lettera, una volta fissata la prima, la fisso in quattro modi, la terza in tre, la penultima in due modi e l'ultima ho un modo solo a disposizione. Alla fine ho 5 per 4, 20 per 3, 60 per 2, 120 anagrammi distinti. Allora, questa scrittura può anche essere, si denota in matematica con questo 5 fattoriale, e 5 fattoriale vuol proprio dire 5 per 4 per 3 per 2 per 1. Tecnicamente queste sono permutazioni di 5 elementi. Quindi 5 elementi distinti io li posso permutare in 5 fattoriale modi. Se invece noi abbiamo una parola tipo tavolo, tavolo contiene due lettere ripetute. Se queste lettere fossero diverse, avremmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fattoriale modi, perché abbiamo 6 lettere. Ma queste due le possiamo scambiare tra loro, allora devo dividere per 2 fattoriali modi. Quindi alla fine qui ho 6 per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, che non scrivo, diviso 2 per 1. Semplifico il 2 e allora questi sono i modi, sono tutti gli anagrammi della parola tavolo. Così, se ho più lettere ripetute, io devo moltiplicare qui per il rispettivo numero fattoriale della lettera ripetuta. Allora, siamo partiti dagli anagrammi proprio per vedere il primo caso, che è il caso delle disposizioni. Le disposizioni le indicheremo con DNK. Cosa vuol dire disposizioni? Io ho un insieme formato da n numeri, chiamiamoli pure 1, 2, 3, n. Voglio costruire una terna, una coppia, dico una cappupla, cioè un insieme ordinato di k elementi. Chiamiamo qui elemento n1, elemento n2, elemento n3, fino all'elemento nk. Diciamo che qua dentro ci devono stare k numeri, ma, ecco perché ho messo le parentesi tonde, conta l'ordine degli elementi, quindi l'ordine è essenziale. Quindi per usare la formula delle disposizioni la domanda è essenziale l'ordine? Se la risposta è sì, ecco che sono, per contare gli oggetti, sono nel caso delle disposizioni, e quindi moltiplicare fino a n-k più 1, che è l'ultimo termine. Qui abbiamo k elementi. Faccio un esempio. Io ho 6 lettere dall'alfabeto. Voglio sapere quanti anagrammi di 3 lettere posso formare. È chiaro che qui il risultato, questa è una disposizione di 6, 3, quindi fatta con 6 elementi presi a 3 a 3. E allora il risultato è 6 per 5 per 4, 6 per 5 30, 30 per 4 120. Ecco, credo che questo sia chiaro. Quindi, quando si parla di disposizioni, io devo pensare all'ordine degli elementi. Diverso è il caso delle combinazioni, che si indicano con CNK. Le combinazioni che cosa sono? Io devo tener conto delle disposizioni. Quanti sottoinsiemi ordinati posso formare? Diviso le permutazioni di k, diciamo in questo caso k fattoriale. Quindi io ho il mio insieme 1, 2, n di n elementi. Io devo formare, non come ho fatto prima, una cappupla, cioè una coppia, una terna ordinata, ma
devo formare questa volta un insieme di K elementi, dove l'ordine non c'entra. Fatevi un esempio del genere, ho 20 studenti, voglio costruire un comitato di 3 persone. Queste 3 persone l'ordine non mi importa. Quanti comitati di 3 persone posso costruire? Questa è una C23. E quindi è data da una disposizione 23, quindi come se contasse l'ordine, come se Anna, Giovanni, Enrico fossero diversi se li cambiassi, fratto invece 3 fattoriale. Quindi in questo caso avrei 20 per 19 per 18 diviso 3 per 2. Adesso facendo le semplificazioni, 3 per 2 è 6, 6, 12, 18 e quindi ho questo calcolo, posso formare comitati di questo tipo. Oppure il classico problema, una festa con 20 persone, quante strette di mano si possono ottenere e allora cosa succede? È come dire ho 20 persone, ne prendo a 2, ma è chiaro che le strette di mano, la stretta di mano, io stringo la mano a te, tu la stringi a me, ma è la stessa cosa, quindi in questo caso l'ordine non conta. Quindi si tratterebbe di contare quanti sottoinsiemi di coppie ho, quanti sottoinsiemi di 2 persone ho. E in questo caso, nel problema delle strette di mano, avremo 20 per 19 diviso 2 fattoriale fa 2, e quindi avremo 190 strette di mano. Allora, queste combinazioni, questo CNK, vengono anche indicati con i cosiddetti coefficienti binomiali, N su K. Ricordiamoci una cosa sul fattoriale. Abbiamo una piccola definizione di fattoriale. Il fattoriale può essere definito per ricorsione in questo modo. 0 fattoriale fa 1, N fattoriale fa N per N-1 fattoriale. Questo è un algoritmo utile per implementare una funzione informatica. Ad esempio, quanto fa 51 fattoriale? Fa 51 moltiplicato 50 fattoriale. Ricordiamoci che 0 fattoriale fa 1, proprietà su questi coefficienti binomiali, n su 0 fa sempre 1 e n su k è come dire n su n-k. Faccio un esempio. Prendere qui un comitato di 3 persone, se ne ho 20, è come dire quanti sottoinsiemi di 17 persone, che 20 meno 3, ottengo. E cioè, detto meglio, se io ho 5 oggetti e voglio prenderne 3, senza contare l'ordine, quanti sottoinsiemi di 3 oggetti posso formare da questo sottoinsieme contenente 5 elementi? Ne posso formare di 5-3, e cioè 5 per 4 per 3 diviso 3 fattoriale, che fa 3 per 2. Ma il discorso è identico se dico quanti elementi posso scartare, quindi 5 su 3 di 5-3 è uguale a di 5-2. Ecco che vale, quindi in questo caso, 5 per 4 fratto 2, non a caso questi due si semplificano. Quindi in questo caso vale questa formula. Supponiamo di prendere questa equazione. Se prendo questa equazione, x su x meno 3, lo scrivo come x su 3. Perché? Perché facendo n meno k, la sottrazione di queste due, ho x su 3. X più 1 su 5 lo riscrivo. Allora, x su 3 adesso lo posso scrivere come x per x meno 1 per x meno 2 fratto 3 fattoriale che fa 6. X più 1 su 5 lo posso scrivere x più 1 per x meno 1 per x meno 2 per x meno 3 fratto 5 fattoriale, in questo caso 5 per 4 per 3 per 2. 3 per 2 e 6 vanno via. Adesso notate una cosa. X uguale a 1, x uguale a 2
e x uguale a 0 sono delle soluzioni. Quindi le posso tranquillamente eliminare perché non sono neanche soluzioni accettabili. Notiamo che qui x più 1 deve essere maggiore o uguale di 5 affinché l'espressione abbia senso, cioè x maggiore o uguale di 4. Ora mi basta risolvere quest'equazione. Quest'equazione è 20 uguale x quadro meno 3x più x meno 3, cioè x quadro meno 2x meno 23 uguale a 0. Come vedete, questa soluzione non ha soluzioni perché viene una radice di 23 e quindi, ad esempio, qui non esiste la x.